Con mister Saverio Amerato, con il supervisore generale Michele Ferraro, un'altra pagina sportiva bellissima scritta dalla Tonno Callipo oggi, vittoria nell'Under 14 in rimonta eccezionale, mister, hai sofferto? Beh sì, sofferto di sicuro, anche perché in settimana abbiamo avuto dei problemi con alcuni ragazzi dell'influenza, infatti uno, Simone Barbuto, oggi è assente e ha letto con l'influenza. L'altro... La dedica manca a lui questa vittoria? Soprattutto a lui e tutta la società, a tutto lo staff tecnico, a tutti i nostri atleti, perché ci hanno tutti dato una mano su questo e perciò la vittoria di tutti. Avvocato, dicevamo prima, una nuova vittoria, l'ennesima dopo l'Under 19, ora l'Under 14. Due giorni fa le ragazze, sempre nella stessa categoria, hanno conquistato la finale regionale, dunque prosegue il momento d'oro anche a livello di settore giovanile. Sì, prosegue questo momento, è un momento d'oro come tu dici, questi sono poi i risultati del lavoro che viene fatto in palestra, che viene fatto durante tutto l'anno, che è stato fatto anche negli anni precedenti. C'è il motto: l'importante è partecipare. Io dico sempre: l'importante è partecipare per vincere, perché questi nostri ragazzi, anche se sono molto giovani, sono abituati alla vittoria, sono abituati alla sofferenza. Io ho visto stasera la Serie A, ho visto stasera la Serie C, parecchie volte ci troviamo sotto, ma abbiamo la forza di riprenderci, e questo è secondo me frutto di una mentalità che noi trasmettiamo a questi ragazzi fin da quando sono ragazzi, da quando sono bambini che cominciano a frequentare i nostri corsi, e questa è la soddisfazione principale che io voglio sottolineare questa sera. Certamente è bravo il tecnico Amerato, bravi anche loro, hanno avuto delle difficoltà come diceva Saverio, siamo venuti mi pare sette persone, ci mancavano tre giocatori, tra i quali ci manca Barbuto, che è un giocatore di livello, che è tra uno dei più bravi che noi abbiamo, che frequenta i nostri corsi da almeno 4-5 anni. Che cosa vuoi che ti dica? La dedichiamo al nostro presidente per tutti i sacrifici che fa, però voglio dire, siamo veramente, veramente molto contenti. Ho detto a Palmieri domani di organizzare subito questa trasferta che andremo a fare. Una mentalità vincente, mister, 4-4, Amerato si fa un'altra finale un anno dopo, dopo Cagliari, correggimi se sbaglio, si va di Imperia. Sì, si va in Imperia e Liguria, facciamo una nuova esperienza con questi ragazzi, come hai detto tu, dopo l'Under 13 vediamo l'Under 14, vediamo il livello, cosa c'è in Italia, vediamo un po'. Anche perché, e soprattutto grazie a queste esperienze, non solo dal punto di vista tecnico ma proprio umano, che questi ragazzi possono crescere. Sì, sicuramente c'è un bagaglio tecnico di crescita enorme, anche su queste manifestazioni a livello nazionale. Perciò secondo me sono importanti fare, partecipare, ma soprattutto andare là a battagliare un po' con tutti quanti in Italia. Un in bocca al tonno, un grande in bocca al tonno per domenica per la Serie A. In bocca al tonno. L'ultima cosa, vorrei ringraziare le famiglie che sono sempre presenti insieme a noi, che gioiscono, che tifano, che forse non sono abituati, no, a questi tipi di partite, 2-0 magari pensavano già di aver perso questa partita, che poi alla fine abbiamo vinto 3-2, quindi un ringraziamento a loro per il sostegno che danno ai loro figli, che danno alla società, e la forza che ci danno per continuare ad andare avanti.